Occasione persa per lo Space 23 Castellamonte Volley ieri sera, sabato 4 novembre, presso il Palacresto, contro il Legal di Alba, dove le ragazze di Mr. Narcis non sono riuscite a concretizzare la vittoria contro una squadra che sulla carta era nelle loro corde. Parte bene il Castellamonte, che entra in campo motivato, concentrato, carico, e i risultati si vedono, portandosi su un parziale di 17-14 a favore delle padrone di casa, che obbligano le avversarie a chiedere il primo time break della partita per un reset e fare il punto della situazione. Un bel inizio di partita che fa sperare al meglio per il nuovo gruppo formato dello Space 23. Ragazze attente, un bel gioco, un posizionamento in campo buono in difesa, ovvero tutto quello che serve per poter giocare una bella partita e puntare alla prima vittoria casalinga. Purtroppo non è così. Le castellamontesi perdono di concentrazione, si rilassano un attimo e questo fa sì che le ospiti riescano a prendere la partita in mano, prima raggiungendo le padrone di casa per poi infliggere un finale di set a favore delle Legal di 25-22. Un duro colpo per il Castellamonte, che non riesce ad assorbire la sconfitta del primo set e rientra in campo irriconoscibile. Tanti gli sbagli e le mancanze d'intesa tra le giocatrici, rendendo tutto molto semplice per le avversarie, che riescono a vincere il secondo set in tranquillità con il risultato di 13-25 a favore dell'Alba. Anche il terzo set è da dimenticare per le ragazze di Mr. Bursuk, che per tutto il set non riescono a concludere. Basti pensare che degli 11 punti portati a casa nell'ultimo parziale di partita, 7 sono stati sbagli delle avversarie. Una partita difficile sul lato emotivo per le ragazze dello Space, che l'ha vista da vittoriosa a perdenti in poco più di un'ora, ma allo stesso tempo una partita importante che ha messo in risalto le potenzialità della squadra, e quelle ci sono, ma bisogna lavorare tanto sia sul piano tecnico che sul piano psicologico, per non ripetere il calo avvenuto sabato sera. Diamo tempo a queste ragazze che in poco più di 2 mesi si sono trovate in un campionato superiore, con una squadra costruita in pochissimo tempo per poterlo giocare, e come si sa, negli sport di squadra cosa serve più di tutto è l'affiatamento e la compattezza tecnica del gruppo, e per avere questo ci va tempo. Ma di una cosa siamo sicuri, viste le potenzialità, lo Space 23 offrirà al proprio pubblico, sempre numeroso, grandi soddisfazioni. Diamo solo tanta fiducia al mister e alla sua squadra e vedremo in campo una squadra che si diverte e che con tranquillità e armonia i risultati vengono da soli.